andata bene perché è una città bellissima, fatta da gente, da persone veramente gentili, disponibili. È un'esperienza, secondo me, di una città che mi porterò dietro. Il siciliano ha questa cosa, secondo me, proprio nell'indole di essere di una disponibilità assurda. Ad esempio, la prima volta che sono atterrato, e il tassista no, ha sentito che non parlavo proprio palermitano e mi ha detto: cosa ci fai qui? Ho detto: ah, mi devi portare allo stadio perché era la prima partita che venivo, che stavo per firmare. E l'accoglienza, mi ha lasciato il numero di telefono per dire: qualsiasi cosa hai bisogno, non ti preoccupare. E da lì avevo capito che comunque c'è molta disponibilità e secondo me è uno dei pregi più belli, insomma, di Palermo. È un po' timido lei. Non vuoi la telecamera, Sofì? Avevo visto la finale, playoff Palermo-Frosinone che vinse il Palermo 2-1. Sembrava veramente una partita di un livello altissimo perché c'era tantissima gente, poi c'era questo sfondo, insomma, della montagna, era estate comunque, quindi era giugno, era veramente i colori che c'erano, era bellissimo e poi lo stadio aveva trascinato il Palermo, insomma, anche alla vittoria perché era partito male, se non sbaglio stava perdendo 1-0 e poi la ribaltata. Sicuramente è stato bellissimo la prima volta in casa che ho giocato, insomma, contro il Roccella e entrare, insomma, dal tunnel che poi vedi subito la curva ed era anche parecchio piena, ti lascia un bel segnale. Poi comunque lo stadio è veramente, insomma, uno degli stadi più belli perché comunque è molto vicino alla squadra, proprio attaccata con gli spalti, quindi vedi anche la tribuna e hai una bella sensazione, una bella carica, insomma. E quello sicuramente è uno dei momenti che mi sono piaciuti di più. Poi vabbè, poi ho fatto anche il gol, perché il primo gol è sempre, sai, poi grazie al cielo è servito anche alla vittoria, quindi è bellissimo, insomma, poter segnare davanti alla propria gente, stadio nuovo, vedere tutta quella gente che, insomma, dice il tuo nome continuamente è una cosa sicuramente bella. E poi vabbè, la tripletta, solo che poi ho fatto scoppiare la pandemia a quanto pare, quindi insomma dopo la tripletta abbiamo smesso, però insomma sicuramente anche quella tripletta me la porterò dietro. Tendenzialmente cerco sempre di essere me stesso, penso proprio di essere una persona abbastanza positiva e sorridente, quindi questo secondo me un po' mi aiuta sempre negli approcci. Sono entrato in uno spogliatoio, effettivamente inizialmente sono rimasto un po' bloccato, diciamo, perché comunque era un periodo che, tra virgolette, Palermo stava perdendo un po' terreno e avevo visto una squadra un po' troppo abbattuta anche, sinceramente. Infatti io, parlando anche con i più grandi o anche con qualche giovane, gli avevo subito detto, qua, cioè, siamo primi comunque, quindi adesso bisogna dare... Mettere la quinta, insomma, infatti, dai, poi è andata bene, insomma, perché poi abbiamo allungato di altri 4 punti in 6-7 partite. Però l'impatto è stato positivo, anche perché sono veramente dei ragazzi molto, molto bravi. Da Crivello, che nonostante, insomma, gli avevo fatto gol contro Frosinone, però. Insomma, anche lui è un bravissimo ragazzo. Poi Pela, per esempio, e l'Angella ci avevo già giocato insieme, uno a Pisa, l'altro a Bari. E Accardi, per esempio, non lo conoscevo ed è uno di quei ragazzi che mi ha impressionato a livello positivo, perché è un positivo, uno poi si vede che è palermitano, insomma, che ci tiene. Sono dell'idea che quando si arriva in una piazza grande, da un passato importante e deve ripartire, e tanti giocatori capiscono l'occasione che si ha, anche per i giovani, secondo me, o anche per i più grandi, vincere a Palermo, che sia Serie D o altre categorie, ti porta a dare tutto. Quindi, secondo me, essere compatti in certe situazioni è proprio questa voglia di non farsi sfuggire l'occasione, insomma. Quindi, secondo me, è una cosa importante e l'hanno capita tutti i ragazzi. E secondo me si è percepita anche durante tutto il campionato, perché comunque la squadra è sempre stata prima e ha sempre ottenuto degli ottimi risultati. Vedi, una cosa che mi dispiace è che purtroppo per questo Covid
il poterlo festeggiare con la gente. Secondo me una delle cose a cui penserò in futuro sarà proprio quella, perché secondo me vincere un campionato e non poterlo festeggiare con la gente che comunque di Palermo, dopo tanti anni anche di sofferenze, il fallimento, e non potersi realizzare questo, insomma, questa gioia tutti insieme, è un peccato. Era un momento, secondo me, che tutti noi meritavamo, dal giocatore ai magazzinieri, agli allenatori, massaggiatori, ai tifosi. Io sono dell'idea che nella vita si può far sempre meglio, no? E però secondo me bisogna guardare sempre il lato delle esperienze, e, cioè del tuo passato, e formartele come un'esperienza che hai vissuto per cercare di migliorarti. Guarda, io per esempio adesso a 18 anni non avevo la testa per studiare, sicuramente facevo già comunque il calciatore, però a 33 anni ho deciso di rimettermi a studiare, di andare in una pubblica e non in una privata, perché uno, perché comunque volevo vivere anche la gente del posto. Stavo prima a Bari, adesso a Palermo, quindi anche per stare a contatto con le persone, perché a me piace anche, per esempio, vivo a Palermo città perché voglio stare a contatto con le persone, perché secondo me stare a contatto con le persone ti rendi conto di dove sei, e secondo me dai anche un qualcosa in più per la maglia. Questa della scuola è particolare, perché intanto i ragazzi della quinta serale, insomma, sono i miei compagni, li saluto anche. Entrare in una classe nuova con persone nuove, ragazzi nuovi, gente di Palermo, ci sono anche dei tifosi, è una cosa che comunque a me piace, perché comunque veramente conosci anche il palermitano di qualsiasi genere, no? E spesso ti rendi conto quanto noi siamo fortunati, anche noi calciatori, e delle volte siamo un po' fuori dalla realtà, e quello secondo me è un modo per conoscere tutti questi ragazzi che magari vivono anche con pochi soldi o comunque non lavorano, che si impegnano per poter avere un diploma per un loro futuro. E quindi questa esperienza è nata perché appunto era una cosa che ci stavo pensando da un paio d'anni, alla fine ho deciso di farla. E quindi poi sinceramente vorrei anche iscrivermi all'università, ormai ho preso il volo, però insomma è un'esperienza veramente bella. Sono contento alla fine per quello che ho fatto, mi sono reso conto che non si smette mai di imparare, e mi piace tanto come cosa, quindi anche adesso a 33 anni perché fermarmi, ma anche a livello calcistico, parlo proprio in generale, perché fermarmi e non continuare comunque a sognare o a credere in quello che faccio. Negli ultimi anni la mia compagna e mia figlia le ho portate al mare, quindi sai, da Milano portarle in città di mare, secondo me tra l'altro tutte città molto belle, perché Bari è molto bella anche Bari, e quando gli avevo detto anche di Palermo, lei mi fa: cavoli, andiamo, certo. Poi eravamo stati in vacanza, quindi sapevamo un po' la città quanto era bella, e l'unica cosa che dopo, praticamente lei, dopo un mese che è arrivata la mia famiglia, infatti anche Sofia all'asilo, praticamente ha fatto a malapena una settimana, quindi secondo me si devono ancora ambientare del tutto, però secondo me le vedo molto, molto contente, insomma, dai, se sta bene anche la tua famiglia, insomma, è la cosa più bella, insomma, quindi contento. E anche loro, come ti ho detto prima, purtroppo il fatto della pandemia, insomma, del Covid, ci ha bloccati un po' troppo in casa, e adesso speriamo, insomma, di recuperare il tempo perso.